Quali sono le prospettive del lavoro in Italia dopo il Jobs Act? Il Jobs Act dobbiamo ancora vederlo. Per ora abbiamo avuto una prima tappa, un primo capitolo con questo decreto Poletti che segna una svolta importante perché sostanzialmente liberalizza il contratto a termine per il primo triennio e semplifica notevolmente il contratto di apprendistato. Quindi diciamo che un pezzo del muro che separa domande e offerte di lavoro viene abbattuto con alcune regole che, come è giusto, sostituiscono le precedenti, ma fondamentalmente si tratta di una semplificazione. Resta l'altro pezzo del muro, quello del relativo al rapporto a tempo indeterminato, sul quale il decreto preannuncia la riforma con questa nuova figura del contratto a tempo determinato a protezioni crescenti, che sarà, dovrà diventare la forma normale di assunzione e di inserimento nel tessuto produttivo, e con il codice semplificato del lavoro, che è l'altra grande sfida del Jobs Act. Per lo sviluppo dell'occupazione serve agire anche a livello europeo. Quali barriere si frappongono ancora a un mercato unico europeo del lavoro? Il mercato unico del lavoro dal punto di vista giuridico c'è già, dal punto di vista dei problemi effettivi ce ne sono ancora diversi da rimuovere, perché soprattutto i lavoratori italiani, ma non solo gli italiani, non sono abbastanza mobili, mentre bisogna invece favorire la mobilità del lavoro. Questo non solo perché è opportuno che l'offerta di manodopera si sposti dalle zone depresse alle zone dove invece c'è domanda di lavoro, e vorrei ricordare che anche in Italia oggi in ogni regione italiana ci sono decine di migliaia di offerte di lavoro, di posti di lavoro che restano permanentemente scoperti per mancanza di manodopera che abbia le caratteristiche necessarie, ma anche perché più il lavoratore è mobile, più è probabile che trovi il posto di lavoro dove più sono valorizzate le sue capacità. E questo è uno degli obiettivi del Fondo Sociale Europeo, sul quale però c'è ancora molta strada da fare.